volevamo un po' insistere su questa voglia di centro che pare essere un po' riesplosa. Siamo, no? siamo al centro storico. Noi stiamo dando una proposta di moderazione, di governabilità, di affidabilità e di serietà. Se gli elettori l'apprezzano, noi ne siamo contenti. Il nostro intento è esattamente quello, in una polifonia di voci di una coalizione. Noi dobbiamo allargare il perimetro della coalizione verso aree moderate, verso aree di centro, che è la funzione di Forza Italia, del resto. Se no non ci sarebbe una polifonia, una diversità di voci. Questo esperimento, questa tradizione direi, perché non è una novità, pare sia apprezzato. Anche in Sardegna è stata apprezzata, in Abruzzo ancora di più, perché abbiamo anche raccolto movimenti civici, protagonisti della politica del territorio, che hanno dato un apporto, basta vedere le liste, gli eletti, le preferenze, e quindi continueremo su questa strada. Ma è quello che noi dobbiamo fare, perché altrimenti non si allarga il centrodestra. In Abruzzo rispetto al 2019 la somma della coalizione è superiore come percentuale, poi di volta in volta uno prende un po' di più, uno prende un po' di meno, ma questi sono, come posso dire, fatti naturali. Abbiamo vissuto anche noi stagioni di alte percentuali, o la Lega, oggi tocca ai Fratelli d'Italia. L'importante è che si allarghi l'area del centrodestra, e Forza Italia in questo è strategica. Senta, ma se in Basilicata Renzi votasse Bardi? Ma guardi, vogliamo che tutti votino Bardi. Vota in Basilicata, ha preso la residenza lì. Però, capito, no? No, perché insomma, al di là della persona non mi pare che abbia un grande seguito. Quindi se prende la residenza in Basilicata, fa bene, tutti dovrebbero votare Bardi. Una persona saggia, risponde a quei requisiti di Forza Italia e del centrodestra che governa. Bardi ha risolto problemi dell'acqua, problemi del petrolio, dando dei vantaggi concreti ai cittadini della Basilicata. Non si occupa di sceicchi, di Arabia. Direi di Renzi proprio non lo vuol sentir parlare. No, va bene, cioè tutti gli elettori vanno bene tutti. Voti anche relevo in Basilicata. No, devo prendere la residenza. Prende anche la residenza, il suo voto sarà utilissimo. È la riscossa dei moderati? Ma credo che sia un'attività di consolidamento del centrodestra, che anche in Sardegna ha preso il 49% come liste. Ovviamente lì hanno inciso fattori di Cagliari, il sindaco ha fatto tanti cantieri, tanti lavori, è vittima della sua efficienza, perché nella città forse non hanno condiviso delle iniziative utili. Adesso in tutte le città abbiamo cantieri e intralci, anche a Roma,